Ciao a tutti ragazzi, oggi faremo un allenamento di media intensità da 30 minuti sul nostro tapis roulant. Andremo ad alternare la camminata e la corsa con vari step di velocità e pendenza. Siete pronti? Partiamo! Iniziamo il nostro workout, accendiamo il tappeto, velocità 4, pendenza 0 per 2 minuti, riscaldiamoci, portiamo, come vi ho detto, il nostro tappeto a 4, benissimo, e facciamo 2 minuti di riscaldamento. Benissimo ragazzi, vi ripeto le cose già dette, importantissimo, deambulazione del piede, tallone, punta, destro, sinistro, benissimo, portiamo il busto leggerissimamente in avanti che aiuta il corpo ad andare avanti nella corsa, forza la mettiamo nel quadricipite, non nel gluteo, mi raccomando, cosa molto importante, cerchiamo di sforzare il quadricipite e di lasciare la zona lombare completamente scarica, ok? Fondamentale, oggi faremo un allenamento di media intensità da 30 minuti, quindi sarà importantissimo respirare bene. In, out, inspiriamo col naso e buttiamo fuori con la bocca. Sarà fondamentale ragazzi, altrimenti non porteremo a termine il nostro workout. Siete? Ok, perfetto. Mancano ancora 40 secondi. Porteremo la nostra velocità a 6 e inizieremo già a alzare la pendenza a 2 per 3 minuti, ok? Benissimo, ci siamo quasi. Oggi alterneremo molto, variazioni di pendenza 2, 3, 2, 3 con variazioni di velocità. Aumenterà molto il battito cardiaco e ci aiuterà ad aumentare il dispendio calorico. Attenzione, mancano 5 secondi, 4, 3, 2, 1, benissimo, portiamo la velocità del tappeto a 6, ok, perfetto, pendenza 2, benissimo ragazzi, continuiamo questo lavoro per 3 minuti, benissimo. Cosa importante, possiamo tenere le mani in basso e ci aiutiamo in questa maniera, o le teniamo in alto e quindi facciamo un leggero lavoro anche con le braccia. Respiriamo, come vi ho detto prima, mi raccomando, se non vi sentite sicuri, importantissimo, il tappeto è fatto apposta con questi due maniglioni per appoggiarsi, quindi vi potete tranquillamente appoggiare e respirate bene. Siamo a 3 minuti, mancano ancora 2 minuti, respiriamo, abbiamo ragazzi 30 minuti di lavoro. Non sapevate come passare il vostro tempo sul tappeto? Benissimo, ve lo insegno io. Bene, muoviamo le braccia in modo alternato. Se volete, siamo ancora a bassa velocità, possiamo lavorare con le braccia. Questo. Forza. Lato. In avanti. Bene, forza ragazzi. Lato, davanti, di lato, davanti, di lato, davanti. Manca ancora un minuto. Dopodiché abbasseremo la pendenza portandola a 0 e aumenteremo la velocità da 6 a 7, questo,
questo. Sono piccoli esercizi, ragazzi, che ci aumentano il battito cardiaco e di conseguenza il dispendio calorico. Mancano ancora 20 secondi. Prima cosa da fare è abbassare il tappeto. Siamo quasi pronti, eh? 5, 4, 3, 2, 1. Abbassiamo il tappeto. Ok, fatto. Alziamo la velocità da 6 a 7. Perfetto, è una leggera corsetta, leggera leggera, lo facciamo per 5 minuti, adesso in poi il tempo sarà costante, 5 minuti a 7, 5 minuti a 8 con pendenza 2, 5 minuti a 9 con pendenza 2, 5 minuti a 9 con pendenza 3, siete pronti a faticare? Benissimo, respirate. Abbiamo 20 minuti di lavoro a step da 5 minuti, sempre costanti, ragazzi, mi raccomando, respirate bene. Leggera corsetta, deambulazione del piede importantissima, passo corto. Bene, siamo ragazzi, bene, abbiamo passato un minuto e mezzo, respiriamo, piccoli passetti, deve essere una corsa leggera. Ok, giusto leggermente avanti, ricordatevi, di lato, avanti, di lato, avanti, possiamo alternarlo come lavoro, di lato, avanti, di lato, avanti, di lato, avanti, di lato, avanti, bene. Quando siete stanchi, cosa importante e fondamentale, se volete riposare, non fermatevi, non bloccatevi sul tappeto. Mani di lato e appoggiamo i piedi lateralmente. Prendete fiato, ve lo spiego perché i prossimi minuti saranno veramente, veramente tosti. Riappoggiamo le mani e partiamo. Mancano 2 minuti alla fine del workout, scusate, alla fine dei 5 minuti. Siamo a 8 minuti, ne mancano 2. Tenete il ritmo, mi raccomando. Respirate, petto in fuori, non state accasciati, ma con il petto in fuori. Passeremo poi a livello 8 con inclinazione 2 per altri 5 minuti. Bene. Siamo a 9 minuti, ragazzi, manca 1 minuto. Dopodiché prima aumentiamo la velocità a 9 e poi aumentiamo la pendenza. Thank you.
30 secondi ancora, ci siamo quasi. Questo workout avrà sicuramente un dispendio calorico abbastanza alto. Mancano ancora qualche secondo. 5, 4, 3, 2, 1. Benissimo. Passiamo al livello 8. Inclinazione 2. Ok ragazzi. Bene, questo è già una difficoltà maggiore rispetto a prima. Cercate di mantenere il ritmo, non mollate, e se avete bisogno ricordatevi, appoggiamo le mani e appoggiamo i piedi lateralmente e poi si riprende. Respiriamo e buttiamo fuori l'aria, mi raccomando, importantissimo. Faremo, arriveremo fino alla fine, certo. Respiriamo ragazzi, mi raccomando, importantissimo. Siamo in pendenza 2, quindi mi raccomando il busto contratto in avanti, cosa importantissima. Bene, siamo a 12 minuti, ne mancano 3, poi aumenteremo ancora la velocità questa volta. Non la pendenza. Sguardo dritto, rimanete dritti col busto, mi raccomando. Ve lo faccio rivedere ogni tanto se aveste bisogno. Appoggiamo le mani, potete anche continuare un po' così, di sicuramente vi fa riposare. Se siete veramente stanchi, posiamo i due piedi e respiriamo. In e butto fuori l'aria, ok? Fate per tutti i secondi che avete bisogno. Riapposiamo i piedi, le mani, scusate, e ripartiamo con i piedi. Siamo? 3, 2, 1, via, questo. Siamo a 13 minuti. Mancano ancora 2 minuti e poi aumenteremo la velocità. Ovviamente più la falcata è lunga e meno fatica fate, perché i passi sono di meno. È ovvio che dipende dalla vostra altezza e dalla vostra altezza delle gambe. Però potete sicuramente aumentare la falcata. Mi raccomando, si appoggia prima il tallone e poi la punta del piede. Siamo a quasi metà del workout, perché siamo quasi a 15 minuti. Questo sarà un workout da 200-250 calorie come dispendio calorico, anche perché andremo a alternare moltissimo le variazioni di pendenza e di velocità, che sicuramente fanno aumentare il battito cardiaco e quindi di conseguenza il dispendio calorico. Siamo a 14 minuti e 30 secondi,
e fra 30 secondi andremo a aumentare la velocità da 8 a 9. Siamo quasi, ragazzi, eh? Per questo cambio possiamo fermarci, usiamo le mani e usiamo i piedi. Stop, appoggiamo i piedi, aumentiamo da 8 a 9, sentite il tappeto che aumenta, mani appoggiate ancora e partiamo correndo, 3, 2, 1, andiamo. Se avete bisogno di più tempo, fermatevi di più, non c'è nessun problema. Ovviamente la falcata adesso sarà molto più ampia. Abbiamo 5 minuti con questa andatura. Bravi, bene, forza. Servirà ancora di più portare il busto in avanti. Respiriamo, aiutiamoci con le mani, seguendo la falcata delle gambe. Bene. Ovviamente io che parlo avrò un dispendio calorico molto più alto, perché comunque fatico molto di più e il battito cardiaco si alza. Quindi sicuramente il mio orologio metterà più calorie del previsto. Siamo a 17 minuti, mancano ancora 3 minuti, poi continueremo velocità 9 e inclinazione 3, quindi aumenteremo non la velocità ma l'inclinazione. Saranno gli ultimi 5 minuti con questa andatura così alta, poi abbasseremo tutto a velocità 6 senza pendenza. Tosto, ragazzi, è una buona andatura, direi che è il livello intermedio ma vicino al difficile. Quando faremo un'ora di tappeto, allora sì, siamo a 18 minuti. Petto in fuori, contrazione dell'addome, ricordatevi, il gluteo non lavora, la zona lombare scarica, fondamentale, e contrazione forte del quadricipite, che è quello maggiormente interessato in un livello del genere, soprattutto con l'inclinazione, come se si andasse in salita. Più si aumenta l'inclinazione, più il quadricipite lavora, più il cuore lavora, più dovremo andare avanti con il busto. Dopo, quando metteremo l'inclinazione 3, sicuramente parlerò di meno. Siamo quasi a 19 minuti. Uff. 19, l'ultimo minuto. Poi appoggiamo i piedi, ci fermiamo, il tappeto continuerà andare avanti e alziamo l'inclinazione a 3.
mancano 30 secondi ragazzi, siamo quasi. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, benissimo. Fermiamoci un attimo, aumentiamo la inclinazione a tre, riposiamoci, prendiamo fiato e abbiamo altri 5 minuti. Velocità 9, inclinazione 3. Bene ragazzi, forza. Gli ultimi 5 minuti ad alta intensità, poi abbasseremo tutto, inclinazione 6, scusate, livello 6 di velocità e inclinazione 0 per 3 minuti, poi ci saranno i nostri 2 minuti di defaticamento. Abbiamo gli ultimi 5 minuti, forza, non molliamo, inspiriamo bene. Forza! Primo minuto passato ragazzi, ne mancano 4. Stiamo andando in salita a inclinazione 3, quindi ci sarà un grosso lavoro del quadricipite, busto in avanti, ricordatevi, sempre petto in fuori, inspiro col naso e butto fuori con la bocca, ancora, benissimo, forza, non molliamo, dai, siamo quasi a 2 minuti. Minuti precisi, fate molta attenzione ai piedi ragazzi, si tocca col tallone e si spinge con la punta del piede, spieghiamo. Andiamo, forza! Ricordatevi, se vi volete riposare, prima appoggiate le mani e correte un attimo con le mani appoggiate, se vi basta continuate così, altrimenti vi ricordate, appoggio i piedi lateralmente, io non lo faccio se no dite che è una scusa, anche per me. 3 minuti precisi. Gli ultimi 2 minuti ragazzi, forza, non molliamo, petto in fuori, contrazione forte dell'addome, quadricipite che lavora, lavora con forza, tre minuti e mezzo, stiamo contando il tempo Bene, ragazzi, manca un minuto, l'ultimo minuto, forza, non molliamo. Prima cosa da fare sarà abbassare la velocità in questo caso, ragazzi, non la pendenza. La pendenza la passiamo dopo.
perché siamo agli ultimi 30 secondi, siamo stanchi, quindi dobbiamo per forza abbassare prima la velocità per riprendere subito fiato e per riuscire a finire gli ultimi 5 minuti di allenamento. Siamo quasi. 10 secondi. 4, 3, 2, 1. Benissimo. Abbassiamo la velocità. La portiamo a 6. E adesso abbassiamo l'inclinazione e la portiamo a 0. 3 minuti e poi abbasseremo ancora la velocità a 4 per fare il defaticamento. Già questo è una sorta di defaticamento rispetto agli ultimi 5 minuti che abbiamo fatto. Sono stati molto impegnativi, l'inclinazione era abbastanza elevata, ma era il tempo che non era poco, perché la velocità 9, che non è una gran velocità, ma combinata con l'inclinazione, ha portato un allenamento, ha portato 5 minuti veramente ad alta intensità. Il cuore è salito vertiginosamente, perché comunque l'inclinazione era abbastanza discreta, chiamiamola così. I 9 km orari erano comunque un buon risultato per questo allenamento intermedio. Riprendete fiato, comunque la gamba sta continuando per 3 minuti ad avere un discreto passo. Ricordate bene, tallone, piede, tallone, punta, tallone, punta, importantissimo. Aiutatevi con le mani per avere una corretta deambulazione del piede e un corretto movimento di coordinazione tra busto e gambe. Qui possiamo lavorare con le braccia perché la velocità è comunque molto diminuita. Quindi possiamo fare questo lavoro di fianco, da avanti, di fianco, da avanti, di fianco, avanti. Dopo faremo degli esercizi di stretching mentre facciamo gli ultimi 2 minuti di defaticamento. Forza. Mancano ancora 30 secondi e poi abbasseremo ancora la velocità. Dieci secondi, ci siamo. 3, 2, 1, bene, abbassiamo ancora e la portiamo a 4. Ok ragazzi, 2 minuti di defaticamento, tranquilli, camminiamo piano, respiriamo facendo una rotazione con le spalle che vi aiuterà tanto per allargare la gamba toracica. Quindi sarà ok, inspiriamo, bene, ancora, questi esercizi vi saranno molto molto utili per recuperare il fiato, per recuperare le energie e per riempire i polmoni di aria. Quindi siamo quasi, ancora un minuto, abbiamo quasi fatto. Ancora via, in, out, butto fuori l'aria, ancora qualche secondo, in, bene, benissimo, siamo quasi, ancora 40 secondi, respiriamo. Ora
ancora qualche secondo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Fermiamoci un attimo, fermiamo il tappeto. Allora rimaniamo fermi, abbassiamo il busto e andiamo a toccare le caviglie. Rimaniamo fermi in isometria qualche secondo. Benissimo, prendiamo la gamba destra. Qualche secondo, inspiriamo e buttiamo fuori l'aria, cambiamo gamba, intanto il tappeto si è fermato, ancora qualche secondo, e stop, workout terminato. Iscrivetevi al canale TNT e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati. Lasciate su qualche commento e fateci sapere se il nostro workout sul tatuaggio vi è piaciuto.